Anche la Valle del Calore si è svegliata sotto una coltre bianca. La situazione è peggiorata nella tarda serata di ieri, quando la neve ha cominciato a scendere in abbondanza. Strade libere e nessun disagio fino alle ore 22, ma nella notte e nelle prime ore della mattinata alcune strade, soprattutto quelle interne, sono rimaste impraticabili. Difficoltà lungo le provinciali 52 e 62 che mettono in collegamento i comuni di Luogosano, Taurasi, Fontanarosa e Sant'Angelo all'Esca con Mirabella e Passo Eclano. Qui, lungo la statale 90 da stamattina, sono in azione i mezzi spargisale a causa della presenza di ghiaccio sulla carreggiata. Si sono registrati infatti rallentamenti tra Passo e Grotta Minarda. Nel comune eufitano si è provveduto a raggiungere le zone più isolate per portare assistenza agli anziani. A Fontana Rosa, mezzi pronti già da qualche giorno, da quando è stata diramata l'allerta meteo. Anche nella Valle del Calore le scuole sono rimaste chiuse per evitare ulteriori disagi al trasporto urbano ed extraurbano a famiglie e studenti. Nei comuni della Valle dell'Ufita, come Sturno e Frigento, dove l'altitudine supera i 900 metri, i mezzi spazzaneve sono operativi già dalla tarda serata per liberare le arterie principali. Stessa situazione a Gesualdo, dove il ghiaccio ha impedito la viabilità nelle zone più alte del paese.